Ciao a tutti, oggi prepareremo i pancake salati con zucchine e mozzarella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine, mozzarella, parmigiano, olio, scalogno, pepe, sale, noce moscata, uova, farina, latte e lievito per impasti salati. È facoltativa la pancetta. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale il parmigiano, lo andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale andiamo a mettere la mozzarella e la tritiamo per 3 secondi a velocità 6. Questa è la consistenza che ci interessa. Andiamo a metterla da parte. Senza lavare il boccale, andiamo a mettere lo scalogno e l'olio. Lo andiamo a tritare per 10 secondi. A velocità 7. Andiamo a riunire un po' sul fondo. E andiamo a insaporire 3 minuti. 120 gradi, velocità 3. Andiamo ad aggiungere le zucchine. Andiamo a tritare per 3 secondi a velocità 5. Andiamo ad aggiungere la pancetta. Il sale, il pepe e la noce moscata. Andiamo a cuocere il tutto per 20 minuti a gradi. Antiorario, velocità soft. Andiamo a mettere da parte il nostro composto e andiamo a lavare e asciugare il boccale. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, andiamo a versare la farina e l'andiamo a setacciare per 10 secondi a velocità 10.
Andiamo ad aggiungere il parmigiano. Le uova. Il sale. Il pepe. E amalgamiamo il tutto per 2 minuti. Velocità 4. Nel frattempo aggiungiamo dal foro del coperchio il latte a filo. Riprendiamo il nostro composto di zucchine, andiamo ad aggiungere il lievito, la mozzarella che avevamo tritato in precedenza, e il composto di zucchine. Andiamo ad amalgamare il tutto per 1 minuto a velocità 3. Il nostro composto è pronto. Adesso andremo a prendere una padella antiaderente. Verseremo un filo d'olio e 3 cucchiai di composto, schiacciandoli col dorso del cucchiaio, e cuociamoli a fuoco basso per 4-5 minuti per ogni lato. Pancake salati con zucchine e mozzarella. Grazie. E alla prossima ricetta!